pomeriggio amici della Mondo Futsal TV, questo è Manuele Tegon che vi parla, presenta la terza giornata di Serie D Calcio a 5. Si affronteranno quest'oggi Eagles Aprilia contro Cori Montilepini. Si aspetta solamente il fischio d'inizio del signor Martone che arriva in questo istante. Subito l'Eagles in possesso di palla, il destro, ancora Merangoli. Viene chiuso poi da Abate, prova subito la conclusione Pintiglie, pallone che si perde sul fondo, poi Abate ancora per Pintiglie, pallone dentro, Pintiglie la sposta per Pignatello, che tira di rigore, Pignatello la sblocca l'Eagles, 1-0 il vantaggio proprio con Pignatello, grande azione tra Pintiglie e il numero 12. La linea di passaggio Pintiglie si gira in linea di rigore, poi prova qui il tocco, ciuffa la parata di Masulla, adesso c'è il contropiede, pallone dentro per Frioli, ancora una grande parata da parte di Ciuffa. Pignatello lungo linea per Abate, Abate in area di rigore, la conclusione respinta, ancora Abate al volo lungo linea ancora per Frioli che raggiunge la sfera, Frioli pallone dentro per Pintiglie che si mangia un gol fatto con il piattone, scorre per Basilescu, recupera la sfera per ora Cioppo, serve Pignatello, Pignatello la stappa, il pallone dentro, salva tutto Mastronardi, la rifinitura del gol, ancora il pallone dentro, poi Racioppo si divora il gol, muove la sfera per Basilescu, si fa vedere sulla destra, riceve adesso Rizzo, conclusione e grande parata da parte di Masullo, quindi passaggio, recupera Ciuffa adesso sulla destra, la conclusione di Ciuffa con il destro a rientrare, Pignatello prova il varco, Pignatello con il destro trova dentro Frioli, Frioli conclusione respinta ed è 2-0 Frioli con la complicità sfortunata sicuramente di Rizzo che deve il pallone dentro la rete con il direttore di gara, ancora Pintiglie va via sulla destra, Pintiglie conclusione e questo è un gran gol di Pintiglie che porta l'Eagles alla terza marcatura, pallone dietro, si gira male però qui Ciuffa che recupera la sfera, Pintiglie spacca la traversa, un sinistro impressionante, serve Fulco che si fa vedere, poi il passaggio capisce tutto Ciuffa, Masullo il palo, ancora Ciuffa prova ad insistere e qui Masullo è sia fortunato che anche bravo, quindi Basilescu per il Cori, Merangoli si gira in un fazzoletto, Masullo bella parata la sua, dietro per Abate va via, anzi no, De Cave recupera la sfera, De Cave va via Masullo, De Cave grande salvataggio di Frioli, serve ancora a Pintiglie che stoppa con il sinistro, la conclusione con la punta, l'aveva piazzata benissimo qui Ciuffa con un guizzo, poi Frioli, qui Pintiglie prova a concludere la respinta, poi Ciuffa bravissimo con i piedi, Pignatello serve Pintiglie, riceve adesso la conclusione, respinta da Ciuffa, ancora Frioli in area di rigore, ancora Pintiglie, tocca bene per Pignatello, conclusione, ancora Ciuffa sul primo palo, attento, la rimette dentro alla fine Racioppo, va a mettere ordine, la porta avanti, prova lo scambio con Frioli, ci riesce adesso Racioppo con la punta sinistra a coprire la porta da dietro, quindi Ciuffa la conclusione, Masullo bravissimo, che questa giunca hanno dimostrato di avere abbastanza fame rispetto all'avversario e arriva il gol della bandiera alla fine da parte del numero 7 Basilescu, Merangoli difende la sfera, ancora il numero 9, serve De Cave, quindi Ciuffa il pallone dentro, Basilescu, Ciuffa, che grande parata qui di Masullo, direttore di gara, quindi Merangoli si perde la sfera però tra i piedi, poi Merangoli si gira, prova adesso Basilescu, Basilescu conclusione, ancora Masullo si prende la licenza comunque di non affrettare, tanto la perde però qui Pintiglie, Merangoli, Basilescu sulla sinistra, il pallone dentro, la respinta, Merangoli è ancora vicinissimo al gol del 3-2, passaggio per Frioli però qui si disinteressa del pallone, regala la sfera, Ciuffa, la conclusione, Basilescu 3-2, rientra nel match il Cori in queste battute finali, 3-2, incredibile, prova ad accelerare Basilescu, il tocco qui però se la perde e può andare in contropiede, Pignatello, la fitta di Pignatello, Ciuffa la recupera, attenzione al contropiede, forse ultima della partita, Ciuffa, pone dietro Basilescu, le spinta e il pareggio del Cori, 3-3, incredibile partita al Meucci, alle ultime battute, il pareggio. Questo gol
Tatto, ultima azione, Pittile respinta, ancora incredibile Pignatello, ad un passo si mangia il gol, vittoria. Tanto con le mani Polonia si perde sul fondo ed è tutto per oggi. Finisce qui 3-3, una partita buttata letteralmente dall'Eagles, ma sicuramente ha promesso ed ha fatto vedere molto spettacolo. Per oggi è tutto, amici della Mondo Futsal TV.